Dopo l'impegno di Coppa Italia, il Chieti nuovamente all'Angelini va alla ricerca della prima gioia casalinga. Mister Lucarelli deve fare a meno dell'infortunato Rodia. Nel 3-5-2 d'inizio gara Mele agisce da metronomo di centrocampo. Le mezzali sono Mariani e Verna. In avanti spazio alla coppia Kamadu Fabrizi. Il Castelfidardo torna in terra d'Abruzzo a distanza di 7 giorni dalla vittoria dell'Aragona di Vasto. Mister Manoni deve fare a meno di De Cesare, ma non rinuncia al suo 4-3-1-2. A centrocampo, per sopperire a questa assenza, si abbassa Marcelli, mentre Rizzi gioca alle spalle di Braconi e Cardinali. Non parte bene la gara dei neroverdi, gli ospiti sono subito propositivi e provano a sbloccare la contesa al settimo con una botta da fuori di Bracciatelli, ma il tiro del centrocampista trova la risposta di Forti. Dal corner che ne scaturisce Chiacchia, troppo ingenuo nell'occasione, a terra in area Gega. Per la Scaro di Matera non ci sono dubbi e concede il penalty. Dagli 11 metri si presenta Rizzi che beffa Forti con un cucchiaio che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Seconda rete in campionato per il 22enne. La risposta dei padroni di casa non arriva, anzi è proprio Rizzi ad andare vicino alla doppietta quando al quarto d'ora si invola verso la porta e con un bel tiro incrociato trova solo la base del palo alla sinistra di Forti, provvidenziale la deviazione del portiere. Accusato il colpo, i teatini provano a reagire sfruttando una delle azioni preferite dalla squadra di Lucarelli. Galoppata di Siracusa sulla sinistra che arriva addirittura tu per tu con De Malia, ma la sua conclusione è ribattuta in corner. I fidardensi, trovato il vantaggio, si fanno apprezzare anche per una fase difensiva attenta, anche se alla mezz'ora Di Mino ha una potenziale occasione per impattare l'incontro con il pallone vacante in area di rigore che, calciato verso la porta avversaria, è debole ma non impensierisce De Malia. Al duplice fischio rumoreggia lo stadio Angelini, che chiede di più ai suoi beniamini. Dagli spogliatoi esce un Chieti più deciso e gli effetti si vedono subito. Al sesto, grandi proteste in area fidardense quando Di Mino finisce a terra dopo un contrasto, ma Dan Pigesti, il direttore di gara, fa segno di proseguire. 3 minuti arriva l'azione più nitida fin qui creata dalla squadra di casa. Verna in verticale per il taglio di Fabrizi, il tiro del numero 9 è contratto in corner però dall'intervento pulito di Gega. Alla mezz'ora Lucarelli le prova tutte e inserisce anche Baldé per Verna, passando a un più offensivo 3-4-3, ma il Castelfidardo ha una colossale occasione per chiudere l'incontro, ma Bracciatelli, con troppa superficialità a 2 passi da Forti, sbaglia incredibilmente. Si dispera l'attaccante di Manoni, che sa di aver cestinato un potenziale match ball. Il Chieti va avanti solo con i lanci lunghi e con la forza della disperazione, mentre il Castelfidardo in campo aperto mette la sfida in ghiaccio al 45esimo con Cardinali, che elude la trappola del fuorigioco e deposita sotto la traversa. Grande gioia per il classe 2003 alla terza rete in campionato. Al triplice fischio finale fischi da parte del pubblico di casa per una partita mal giocata dal Chieti, che dopo 3 gare non riesce ancora a sfatare il tabù Angelini. Umore opposto per il Castelfidardo, che trova la terza vittoria consecutiva e si avvicina alla zona playoff. Forse il suo Chieti non riesce tanto a mantenere questa pressione quando bisogna giocare in casa, ecco, non si riesce a sfatare questo tabù, c'è troppa pressione, cose che non va. No, è semplicemente che secondo me oggi non abbiamo fatto una cattiva partita. È chiaro che quando si commenta una sconfitta è sempre difficile, però se la partita si è messa nelle migliori condizioni per questa squadra, che è venuta col chiaro intento di giocare sotto palla e poi addirittura si è trovata in vantaggio, e quindi è chiaro che per noi è stato molto più difficile cercare di scardinarli. Però devo dire che la prestazione da parte dei ragazzi c'è stata, l'abbiamo fatta. All'inizio del secondo tempo ci sono stati 10-15 minuti in cui sembrava che potessimo sbloccare e poi mettere un po' in discesa la partita, non è successo, e quindi da domani si continua a lavorare. Però mi tengo la prestazione, perché secondo me noi abbiamo fatto gioco, abbiamo provato fino alla fine e questa rimane la nostra identità, la nostra mentalità. E dispiace, perché dispiace che in casa si ha l'impressione che non riusciamo a vincere le partite, però in realtà facciamo sempre gioco. Adesso bisogna essere bravi domenica prossima, che ci aspetta una partita molto complicata. Noi venivamo da 2 sconfitte dopo la prima della prima vittoria contro il Castelnuovo. E ci tenevamo a fare bene. La squadra sta crescendo sotto il punto di vista dell'atteggiamento, sotto il punto di vista dell'unione, dell'unità di intenti, e stanno mettendo il bene comune prima del bene individuale, quindi questo è una cosa che veramente mi rende orgoglioso, a prescindere da chi scende in campo, e sono veramente contento per i ragazzi. Io avevo già detto prima della partita che comunque il Chieti è una squadra che attualmente era quella che mi ha impressionato di più, perché nelle prime gare sicuramente ha ottenuto meno punti
di quello, scusa, di quelli che meritavano, perché l'avevo vista veramente molto bene. È normale, abbiamo cercato un pochino di limitare i loro uomini cardine e ci è andata bene. Comunque i ragazzi hanno veramente, si sono applicati tanto in quelle situazioni, però già domani mattina la mia testa sta alla Matese.